Dell'arte. Ci sono quattro autori, le fotografie sono di Giorgia Romiti, che ha iniziato con questa sua prima personale qua, l'inaugurazione è stata 2 settimane fa, e dall'anno prossimo, io da quest'anno, per l'anno prossimo, verrà fatto un progetto su Capri di rivisitazione dei pittori dell'Ottocento, delle loro opere, quindi che collegavano molto l'ambiente naturale del Mediterraneo agli abitanti del Mediterraneo. E vogliamo rivedere questa in chiave contemporanea e quindi fotografica. Le sculture in legno, come la ballerina, il mondo e quel bellissimo cavallo, sono di Raffaello Rubino, che è una piccola perla caprese. Lui è della famiglia dei grandi ceramisti capresi di Sergio Rubino, quello che ha fatto tutte le panchine davanti alla chiesa. E per la prima volta si è lanciato nel recycling, per cui ha utilizzato le vecchie cassette della frutta e ha fatto queste opere che sono veramente particolari. Ha vissuto 12 anni a New York, delle sue opere sono anche al Metropolitan Museum, e io vorrei un attimo sponsorizzarlo in un ambito un po' più particolare che merita, perché lui è un grande plastico, è quasi michelangiolesco nelle sue realizzazioni. Sponsorizzarlo nell'ambito dell'arte contemporanea, non solo nella ceramica. Le sculture, queste che vedete di bronzo, queste piccoline, quelle più grandi, sottili, sono di Sergio Rubini, pugliese, anche lui di famiglia di ceramisti, poi è diventato un artista, e sono tutte in bronzo e alcune in pezzi unici ed altre in pezzi di 9. È l'ultimo pezzo dei terreni della mia famiglia di Anacapri, visto che è una vecchia famiglia anacaprese dal lato della mia bisnonna, e quando ho ereditato questo giardino ho pensato di fare un orto da un lato, un giardino dall'altro, e creare un orto dell'arte. Qua possiamo vedere dalla menta, il prezzemolo, il basilico, sedano, origano, timo, maggiorana, rosmarino, salvia, tutti gli odori mediterranei, e ho mantenuto invece la struttura giardino da quest'altra parte. Giardino stile neoclassico caprese, l'arte contemporanea. Quindi prima ad esempio lì c'era una vecchia panchina maiolicata proprio tutta rotta, e l'ho sostituita e ho messo questa bellissima tappa di Galligani, come le altre sculture più grandi sempre dello stesso autore. Lui è molto collegato a una sorta di filosofia religiosa mediterranea,
per cui possiamo vedere come le sue figure femminili rievocano le antiche divinità mediterranee. Questa, nello specifico, è una Circe. È un pezzo molto bello ed è in bronzo, probabilmente il più importante della galleria. Di qua abbiamo un altro suo pezzo molto bello che si chiama La Sfinge ed è una donna murena, una sorta di sirena serpente. L'ho inserita nell'ambito degli odori vicino alle cipolle di Tropea che ad agosto saranno pronte, quindi potremo mangiarle. Insalata, adesso però purtroppo le si dovranno cogliere perché già le vedo abbastanza mature. Il problema dell'orto che non si rinnova come i fiori, a un certo punto finisce. Questa è una scultura sempre di Sergio Rubini, splendida. Qui abbiamo le Tre Grazie, una rivisitazione delle Tre Grazie di Galligani collegate all'acqua. Abbiamo una Grazia portatrice d'acqua, una che si asciuga i capelli e l'altra che esce dalle acque. Dove sono messe? Sono state messe tra gli zucchini, cetrioli e peperoni. Adesso qualche zucchino, diciamo, è già pronto da cogliere. Una decina di zucchini al giorno non manca. Qui è proprio l'area strettamente orto, ci sono i pomodori neri, le melanzane bianche, melanzane bianche, nere, questi famosi colori di cue, i pomodori grandi, tipici dell'area, e lì in fondo le melanzane normali. Sono tutte piante che mi sono state regalate dall'orto fruttifero e sono piante molto, devo dire, molto valide, molto feraci perché sto avendo una produzione che è impressionante.